alla fine Emilio Fede ha fatto la querela per la contestazione che gli abbiamo fatto al Circolo della Stampa di Milano il 16 aprile 2007. L'ha fatta la Procura della Repubblica di Roma e un magistrato ha subito preso in considerazione questa querela e ha dato incarico al nucleo antifrodi telematiche della Guardia di Finanza di Roma di chiudere il mio blog. Vi spiego. Stamattina ricevo la visita di due funzionari della Guardia di Finanza, gli offro un caffè al bar e mi notificano un atto. In questo atto si dice che un articolo su Fede pubblicato da me sul mio blog è stato oscurato d'imperio e che io non potrò più, fin quando il magistrato romano lo vorrà, pubblicare nuovi articoli sul mio piccolo spazio online. Perché questo? Perché applicando procedure probabilmente escogitate per le diffamazioni su carta stampata, altro genere, nell'era pre-internet, si teme o si ritiene che io possa reiterare questo reato e si vuole impedire che la presunta diffamazione possa continuare a sortire i suoi effetti di offesa all'onore e al decoro del telegiornalista Emilio Fede, il giornalista preferito da Silvio Berlusconi. Ora, vorrei spiegarvi in poche parole che cosa ha rappresentato per me questo atto questa mattina. È come se mi avessero amputato le corde vocali, perché nel mio spazio online www.pioricca.org pubblico le mie idee come fanno milioni di cittadini del mondo ogni giorno. La rete è uno strumento e uno spazio di libertà di espressione aperto a ciascuno di noi. Se, magari applicando procedure rigorose, un'autorità giudiziaria su querela di un privato cittadino chiude quello spazio, non è un abuso, è qualcosa di peggio, è un sopruso di fatto portato alla libertà di espressione di ciascuno di noi. Per questo, come ho fatto altre volte, per altri abusi in passato, mi rivolgo alla rete. Non più attraverso soltanto la parola scritta, ma attraverso l'immagine, il mio volto, il mio nome, alla luce del sole o della luna, come qui stanotte nella Galleria di Milano, per dire semplicemente questo. Se anche tu, caro concittadino italiano, caro blogger, comunque la pensi, comunque voterai, quali che siano le tue idee politiche, ti senti offeso da questo atto, senti a rischio la tua libertà di espressione, allora è il caso probabilmente di alzare la testa, di far circolare questa notizia, di rendere pubblica anche la tua indignazione. In che modo? Ma per esempio andando sul sito www.pieroricca.org e pubblicando un commento, questo è ancora possibile fin quando Emilio Fede lo riterrà giusto, oppure andando sul sito www.quimilanolibera.net, leggendo il comunicato che ho scritto, copiandolo e diffondendolo ovunque possibile, sul tuo blog, alla lista dei tuoi amici e magari spedendo una lettera ai maggiori quotidiani, alle televisioni, perché no, anche alla magistratura romana troverete i nomi sul comunicato. È un modo per far sentire la nostra voce, per resistere e opporre la nostra capacità di uomini liberi a questi tentativi obiettivi di intimidire l'ultima libertà rimastaci, la libertà di esprimerci, la libertà di liberare la parola. Poi, per quanto attiene alla vicenda giudiziaria, mi difenderò come mio consueto, con i miei amici, con i miei avvocati, con tutti coloro, e sono tanti che vorranno sostenermi, nelle aule giudiziarie. Non mi avverrò di leggi su misura, non chiederò impunità per me, rispetterò i miei giudici, cioè darò a chi mi querela e magari al suo editore e ai suoi consimili quell'esempio di dignità che loro in tanti anni non hanno saputo dare agli italiani. La vicenda giudiziaria avrà il suo esito e ve ne terrò aggiornati. Qui mi preme dirvi il senso civile di questo episodio, un ulteriore episodio di abbassamento dei livelli della libertà di tutti noi. Quindi reagiamo, resistiamo, indigniamoci e alziamo la testa tutti assieme. Possiamo farlo se riteniamo giusto e necessario esercitare appieno i nostri diritti. Caro cittadino italiano, caro blogger, con fraternità ti dico, alza la testa anche tu, reagisci, diffondi la notizia e difendiamo assieme la nostra libertà di espressione. Ti ringrazio. Qui Italia.
libera. C'è qualcuno che taglia, che chiude, il nucleo antifrodi della Guardia di Finanza di Roma, antifrodi telematiche, non vanno a oscurare Rete 4 che trasmette da anni su frequenze abusive, secondo due sentenze della Corte Costituzionale. Stiamo registrando un video che andrà su YouTube utilizzando questo strumento meraviglioso che è internet, che non dobbiamo permettere a nessuno di limitare, di censurare, di impedire, di oscurare, di chiudere. Il diritto fondamentale primario è la libertà di espressione. Solo così gli uomini sono liberi. Solo così gli uomini non sono sudditi. Non mi stancherò mai di ripeterlo, cari amici della notte di Milano. Al megafono o su internet, con una maglietta o uno striscione, mai, mai un uomo libero deve rinunciare alla sua libertà di espressione. E nessun Emilio Fede, nessuna autorità burocratica, che pure rispettiamo, potrà nei fatti limitare e censurare la nostra